Clamoroso, clamoroso, lo dicono più fonti, stasera stasera 20 aprile i 12 club fondatori di questa Superliga si riuniranno per dare lo scioglimento a questa Superliga che è durata meno 24 ore totali più o meno durata. Stasera 20 aprile si riuniscono per fare lo scioglimento di questa Superliga. Perché innanzitutto? Perché Chelsea, perché Manchester City e perché l'Atletico Madrid stavano già procedendo per i fatti loro di togliersi da questa Superliga. E quindi, ecco, e quindi si va verso lo scioglimento della Superliga, ragazzi. Oggi questa sera, in queste ore si riuniranno e si deciderà se sciogliere definitivamente, se chiudere con questa grande pagliacciata della Superliga oppure se procedere a trovare qualche sistemazione. Ma credo che si procederà allo scioglimento, e me lo auguro anche che si procederà allo scioglimento di questa Superlega, ragazzi. Queste sono le decisioni, queste sono le news che arrivano in questi ultimi minuti, lo dicono più fonti, da Sky e tutte le altre fonti arrivate dall'estero questa notizia, ma era un sito affidabilissimo, quindi si partirà in queste ore per cercare o di trovare una soluzione, visto che tanti club stanno avendo l'idea di togliersi da questa idea avuta da Florentino Perez e Andrea Agnelli nel cercare di colmare tutti i debiti che hanno fino al collo, perché ho letto oggi i dati: Juventus 611 milioni di debiti, Real Madrid sui 580, il Tottenham, la squadra, una delle 15 squadre fondatori di questa Superliga, avrebbe addirittura 970 milioni di debiti. Quindi era stata creata tutta per soldi, ve l'ho detto fin dal primo giorno. Che questa cosa qui è stata creata solo per soldi, per squadre che sono indebitate fino al collo, e con questa Super League che sarebbe stata finanziata da una banca che avrebbe messo un quantitativo di soldi di 3,5 miliardi di euro, avrebbe dato una mano a questi 15 club. Ma quindi stasera si riuniscono e si procederà verso lo scioglimento della Superlega. Sono queste notizie dell'ultima ora, ragazzi. Mi raccomando, sintonizzati, iscrivetevi al canale, è fondamentale. Non so come dirvelo, se non vi iscrivete è fondamentale la vostra iscrizione. Quindi bisognerà vedere nelle prossime ore come si procede. Secondo me si va verso lo scioglimento, perché se no non sarebbe uscita questa clamorosa notizia che tutti i 12 club si stanno riunendo per cercare di capire come funzionare. Perché se già Manchester City, Chelsea, Atletico Madrid, come si leggevano pochi minuti prima che arrivasse la notizia della riunione di tutti i club, questi tre club avrebbero voluto togliersi da questa Superlega. Una grande pagliaccia è stata, è durata un 24 ore di fuoco immenso, con notizie a destra e manca: questo partecipa, questo non partecipa, il PSG partecipa, no, la Roma dà addirittura un comunicato ufficiale che loro non sono intenzionati per niente a partecipare, la UEFA dice questo, la FIFA dice questo, Florentino Perez va in conferenza a dire questo, Agnelli fa la riunione con la Lega, quindi un casino in queste 24 ore. Ma si è arrivati forse a una conclusione che questa Superliga non esisterà mai. Dal sito creato a tutto, questa sera sono ore cruciali per capire se veramente si darà il via a questa nuova competizione, oppure si ritornerà ai standard e a quello che tutti noi sappiamo e amiamo vedere, ovvero il calcio non dei ricchi, ma il calcio di tutti noi tifosi amanti di questo bellissimo sport.